Voglio concludere con questa immagine che ci viene dal mondo dello spettacolo. Fino a qualche tempo fa, francamente non so se questa cosa ancora funziona, c'era un talent e c'erano delle persone molto accreditate nel mondo dello spettacolo che erano invitate a riconoscere il talento e il talento di alcuni che avrebbero cantato, non guardandoli nel volto, nella persona, ma girati, con la poltrona girata, avrebbero dovuto, quasi potremmo dire ad occhi chiusi, semplicemente riconoscere il talento di coloro che stavano cantando e potevano voltarsi verso di loro solo quando avevano dato un giudizio, probabilmente a favore. Vedete, noi abbiamo tutte le possibilità, il Vangelo ci dà la possibilità di cogliere tutto ciò che è bello, che è vero, che è sacro. Dovremmo essere in grado da ciechi di riconoscere la luce del sole. E talvolta invece ci ostiniamo nella nostra cecità, ci accomodiamo nelle nostre nuvole e forse siamo capaci semplicemente di maledire il mondo e Dio stesso per la nostra tristezza. Ecco, dobbiamo semplicemente aprire la finestra, in questo momento solo la finestra, poi ci sarà il tempo anche di aprire la porta, ma apriamo la finestra soprattutto nei confronti delle persone che sono in casa nostra. Cogliamo i segni meravigliosi che il Signore dona a loro, perché quel dono è anche per noi ed è l'inizio della nostra Pasqua.